Buonasera players, vivete con noi il campionato italiano Interforze. Siete pronti? Noi lo siamo, partiamo. Siamo al tavolo finale del campionato italiano 2022 Interforze. Scopriamo subito i protagonisti finalisti. Vi chiedo per favore di dirmi il vostro nome e la vostra città di provenienza. Andrea De Montis da Sassari. Arienzo Silverio da Roma. Antonio Fidanza da Foggia. Fabrizio Rialto da Taranto. Giovanni Terranova da Cesena. Marco Ferretti da Trieste. Pier Francesco Di Sabatino da Venezia. Usai Gianni da Nuoro. Gella a tutti, chi si porterà a casa il bracciale? Scopriamolo insieme. Non pagava. Amici e amici, campionati italiani, secondo tavolo televisivo dopo quello di ieri sera del campionato Macapoi, stiamo vedendo il tavolo finale del campionato Interforze. Verrà decretato il campione italiano Interforze. Un tavolo molto 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 amichevole. E adesso, appena uscirà la grafica, andremo a vedere chi sono gli 8 finalisti di questo tavolo. Nel frattempo, Ferretti, K5, Fold, Usai, da Cutoff, 10-10, annuncia il raise, 5.000 per lui. Fidanza, K4, Fold, Rialto, 7-8. I bui sono 1.000, 2.000, ante 2.000. Tremila per Rialto per vedere questa mano. E fold per Rialto. Niente da fare, il primo giro di questo tavolo finale Interforze non si vedrà perché foldano tutti sul rilancio di Usai. E adesso il count: Terranova chip leader 71.000, Arienzo 63.000, Usai 52.000, Fidanza 26.000, Di Sabatino 18.000, Ferretti 16.000, De Montis 7.000, Rialto 7.000. Sono gli ultimi due con 3 bui a testa. Sentite che però il tavolo è molto 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 allegro, si stanno veramente divertendo. Ed è quello che dicevamo ieri sera in commento: ci mancava questa giocabilità al tavolo, ed è bello sentire comunque gente che si diverte al tavolo senza una pressione che ogni tanto veramente è troppa. Di Sabatino, asso 3 UTG. Call Di Sabatino. Terranova fold, Ferretti fold, Usai fold, De Montis all in, 7.000 per lui, 10-10 da cutoff, Fidanza fold, Rialto fold. E vediamo Di Sabatino cosa decide di fare dopo il call. Call intanto di Arienzo e call di Di Sabatino. 3 giocatori nella mano, De Montis in all-in. Flop 8-10 asso. Un asso per Di Sabatino, ma c'è subito il 10 per De Montis. All-in per Di Sabatino, che avrà una brutta sorpresa adesso. Tarn
vediamo la grafica è sbagliata, ancora il turn deve essere girato. Turn 10 poker di 10 per De Montis, che sale. Ne ho preso due in faccia io. La metà le ho presi io. A 24.000. No, 8 volte che va veramente. Ho due, ma ho preso a me. Guarda il lato positivo. Double up per De Montis, che vedete che fa un triplo balzo da 7.000, sale a 24.000, Rialto rimane in fondo alla classifica con 6.000, e Terranova sempre in testa a 71.000. Beh, la prima mano era stata tranquilla, ma la seconda, il boom, 10-10. Altro giro, 1.000-2.000, ante 2.000 che paga sempre il bottone, Terranova, 3-4 di picche da OTG, fold per lui, Ferretti, Dama 5, fold, Usai, Asso 8, OTG più 2. Raise annunciato per Usai, 5.000. De Montis, appena fatto double up, re-raise per lui, 15.000, fidanza fold, rialto fold, vediamo se Usai decide di giocarsi questa mano. Intanto tutto il tavolo folda, la parola a Usai, che decide di foldare tranquillamente, e De Montis mette un'altra tacca e sale a 34.000, ha fatto un bello scatto De Montis, da 7.000 che ne aveva, nel giro di due mani è salito a 34, quasi un per 5. Allora, adesso, intanto che il torneo va avanti, io apro il mio bel PC per dirvi gli appuntamenti di domani di questi campionati italiani. Oggi ricordiamo che è stato anche decretato il vincitore dell'Omaca 8 Max. Adesso vediamo se la regia ci manda anche il nome. Allora, intanto Ferretti, Asso 5 di picche, allora domani che è domenica 23, no, domenica 22, io già non ho visto che è passata la mezzanotte, 22 abbiamo alle 14 il day 2 del campionato Deep, che ricordiamo ha fatto numeri veramente pazzeschi, superati i 100.000 euro di montepremi, esattamente quando sono sceso io per questo tavolo finale eravamo a 112.000, sicuramente si alzerà per domani. Comunque dicevo, il day 2 del campionato italiano alle ore 15, il campionato italiano mixed, no pot limit e no limit, 8 max, e alle 17 il 6 max championship. Nel frattempo Ferretti porta a casa un piattino. Quindi ricapitolando, 14 dei due del campionato italiano deep, 15 campionato italiano mixed, no limit hold'em e pot limit, pot, scusate ma veramente non dormo da tantissime ore, pot limit omaca 8 max,
e alle ore 17 il Six Max Championship. Il Six Max Championship sarà anche un tavolo televisivo, quindi ci rivedremo domani per questo fantastico torneo. Quindi, detto questo, andiamo avanti a seguire il tavolo. Terranova, sempre chip leader, 66.000. Usai, 4-7 da UTG. Fold per lui. Nel frattempo che vanno avanti i nostri giocatori, io volevo fare una considerazione su un quarto successo oggi. L'Atalanta, nel campionato italiano, ha perso con l'Empoli e per la prima volta dopo non so quanti anni, forse una decina d'anni, è fuori dall'Europa ufficialmente. E nel girone di ritorno ha messo insieme la bellezza di 19 punti, quando nel girone di andata ne aveva fatti 44, se non sbaglio. Questo qua vuol dire che secondo me il buon Gasperini è arrivato al capolinea della sua avventura. Intanto vediamo questo flop, che è buono sia per Terranova che per Ferretti. Al momento è avanti Terranova che betta 2000 e Ferretti colla. Tarn, 4 di picche, non aiuta nessuno, ma Ferretti ha 14 out per cercare di vincere questa mano. Vedete le percentuali, 68% contro 32, River, K e Terranova. Si aggiudica questa mano, bet 3000 per lui. Una bella scala per Terranova. E si aggiudica un bel piatto, Terranova sale a 75.000. Terranova 75.000, Ari, ah, mi hanno tolti subito. Niente, non sono riuscito a dire. Adesso ve li dico, tanto ritorneranno fuori. Eccoli qua. Terranova 75.000, Ari. Allora la regia ce l'ha con me, continua a togliere il chip count. Vediamo se sto zitto, no, si può. Terranova 75.000, Rienzo 53.000, Usai 47.000, De Montis 34.000, Fidanza 24, Ferretti 17, Di Sabatino 6.000, è rialto a un buio 4.000, i bui sono 1.000-3.000, ante 3.000. Vediamo se Rialto riesce a rialzarsi o abbandona definitivamente il tavolo. De Montis, fold. Fidanza, fold 7-9. Eccolo Rialto, jack jack per lui. E il buio di Rialto entra nel piatto. A Rienzo, 3-5, fold. Di Sabatino 6-5 fold, Terranova fold, Ferretti fold, ah, Ferretti ha collato, pensavo di essere foldato, quindi abbiamo Ferretti, Usai e Rialto nella mano. No, Ferretti ha foldato, la grafica mi sta facendo impazzire. 2-2 contro jack jack, 10-3-10 flop. 10, cioè i 10 sono stasera. E donna, niente da fare. E Rialto, guardate, era un buio, sale a 4 e lascia Di Sabatino in coda con due bui, 6.000. 1.000-3.000 i bui, 3.000 l'ante che paga il bottone e Di Sabatino si trova in fondo al gruppo con due bui. E Rialto ha appena fatto più di un double, 4, come si dice, 4 double up, no? Comunque ha fatto un per 4, mettiamola così. Aveva 3.000, è salito a 12.
stiamo vedendo e aspettando che venga proclamato il campione italiano per questa edizione 2022 Interforze Fidanza UTG 8-9. Visto dagli occhiali che c'erano Jack e Jack 2-10 dopo andare. Devo giocare il colpo a pedici. Rialto 8-8 all in. Costo 1 fuori, costo 2 12.000. C'è un altro bingo in sala. Di Sabatino col 3 col. Dove andare pure io a bingo? Non mi fido. Bingo bronzo, bingo argento. No, poi. E qui c'è bingo, linee. Bingo bronzo. Vediamo fold di De Montis. Sono tre giocatori in all-in, se non sbaglio. La grafica stasera non mi fa, non mi sta aiutando, infatti sento showdown annunciato dal dealer. K dama contro 3-3 contro 8-8, il più alto è Terranova con K dama. Se scende una figura sul board potremmo avere due player out. C'è la figura ma non è quella che serve, quindi per adesso Rialto tiene. Eccola qua, eccola qua, chiude la scala Terranova e fa in un colpo solo due eliminazioni. Terranova sale a 97.000 e lascia sul campo due giocatori che da 8 passano a 6. Buon proseguimento. Ciao. A fra poco, da mezz'oretta penso. Un'oretta. Terranova sta comandando la combricola. Domanda, hai gusto? La partita è finita. No, la Juve sta ancora giocando. Terranova 97.000, Rienzo 53.000, Usai 42.000, De Montis 31.000, Fidanza 24.000, Ferretti 13.000, nel frattempo c'è un cambio dealer. Aspettiamo che arrivi il cambio di dealer. Se no ci mangiano i bui. Faccio due giri qui. Cambiato il dealer, si va avanti. Ricordiamo, abbiamo appena perso due giocatori. Siamo rimasti in 6. Per questo tavolo finale del campionato italiano Interforze. Li fa il premio, hai capito che la vittoria dell'Europa League non può prendere stipendio grazie. Intanto al tavolo si parla di calcio. Arienzo 53.000 per lui da UTG. Non vediamo le carte, chissà perché è venuto 5. Asso e 8. Colla di Arienzo. Terranova, fold, Ferretti, fold, Usai, 8 e 2, fold. De Montis, K9, vediamo, da small blind, fold, K9 di cuori, Fidanza, K9 di quadri, anche Fidanza. Siamo in 6, sì, è metà. Fold, Rienzo ha fatto paura, fatto. No, volevo essere, siccome là continua sta, c'è scritto 3.000. Sì, ma sempre. Rimarrà 1.000, 3.000, ante 1.000, vedi, prima la grafica era sbagliata, anch'io che vado dietro, avevo detto ante 3.000, e invece è 1.000, 3.000, ante 1.000. Ferretti in ultima posizione, 13.000 per lui, 4 bui. Terranova in testa, vicino a sfondare il muro dei 100.000, Terranova. Come qua? Poi si cambia.
Comunque volevo ricordare ai ragazzi che questi campionati italiani sono veramente cominciati col botto, perché il campionato italiano DIP ha fatto oltre 100.000 euro di montepremi e ha fatto oltre 400 giocatori. Adesso non ricordo il numero preciso, però sono stati 218 il D1, 147 il D2, abbiamo superato 400 giocatori abbondantemente. Aspettate che faccio due conti giusto per dare un'idea dei numeri: 218 più 7 più 7 più, siamo quasi a 500 giocatori, veramente veramente dei gran numeri. E il super che io ho, che si sta giocando nella sala sopra e dovrebbero essere rimasti in 20 giocatori, ha fatto 100, non voglio dire una stupidata, perché adesso la memoria non mi aiuta, non mi accompagna, però se non sbaglio dovrebbe aver fatto intorno ai 170 giocatori. Intanto usai Ray 7000. Mamma, non mi ricordo manco. Enzo call, flop 5-7K, check, bet 9000 per Usai e fold, Usai vince la mano. E sala 50.000, 97.000 Terranova, 51.000 Rienzo, 50.000 Usai, 29.000 De Montis, 20.000 Fidanza, 13.000 Ferretti. Nel frattempo è arrivato un bicchiere d'acqua, mi sta salvando la vita, letteralmente salvando la vita. Io penso del poco poco di stare sopra, te tribetto. Adesso? Sì. Scusate, avevo un po' d'acqua, perché avevo una sete disumana. Avevo chiesto perché io non lo sapevo. Sempre sei giocatori al tavolo, sentite come si discute al tavolo. Ferretti K2 fold, Usai donna 5 fold. De Montis dama jack da cutoff fold. Fold di fidanza, non sei 7. Arienzo asso 5 da small blind di picche. La guardia, e vince la mano Arienzo dopo il raise. Ma io apro con l'asso, non è che apro con 2 e 7. Ho girato l'asso prima, infatti non ho detto niente. Io ho giocato che avevo carte diverse, dico se scende la mia, invece dice Jack K75 che era, K75. Terranova 94.000, non è riuscito ancora a sfondare il numero di 100, il muro dei 100.000 Terranova, anzi è sceso un pochettino. E Arienzo ha attaccato quasi la metà dello stack, 55.000 rispetto a Terranova, Usai 50.000 e via discorrendo gli altri. Usai 50.000 UTG asso dama flowers o fiori, altro asso dama di De Montis off questa volta. De Montis ci pensa, 29.000 dietro, non fa all in ma fa raise. Fidanza fold. Dietro ci sono rimaste 12. Arienzo fold. Terranova fold. 3 fold. 4 fold. Fold. Tocca a Usai che mette resti.
Call di De Montis. Gioca per i fiori Usai, il vantaggio che ha è quello. Vediamo se i fiori aiutano Usai o se sarà uno split pot. Fiori, fiori, attenzione, attenzione. Due fiori sul flop. Poco tempo fa. Turn, picche, sera nera sembrava. River, picche, niente da fare, c'è uno split pot. A menti fa colore De Montis con le picche. C'ho dama 6 a cuori. Dama 6 di cuori c'avevo. Dopo un flop del genere. No, ma non posso neanche guardare, e rimane tutto invariato con Terranova in testa e Ferretti ultimo. Sentono pure l'audio. Sì, ma non si sente chi sta che. Pui 1000-3000 ante 1000. Non si sentiva l'audio, perciò ho chiesto. Perché praticamente tecnicamente non lo sentivano. E invece si sente, e invece si sente. De Montis asso 8 da UTG. Fold. Arienzo, fold, Terranova, asso, jack, la bottone. Call, no, raise, Terranova, 10.000. Lei ha vinto facile, 5-2. Terranova si aggiudica la mano senza giocare, ritorna a 97.000 e ritorna a un passo dal superare il muro dei 100.000. Chi mette di più una parte, chi mette di meno da un'altra, no, come quello che ha. Tavolo finale campionato italiano Interforze. Sei giocatori rimasti, due eliminati in un colpo solo da Terranova. Almeno affoghiamo l'articchiato. Dacci qualcosa di forte. Gin tonic. Gin tonic, ho sentito gin tonic. Guarda le tue. Set fold. 8.000. 1, raise 8.000. Tre fold. Arienzo, raise 8.000. 4 fold. Un asso, 4. Tutti fold per adesso. E tutti fold. E Arienzo porta a casa il piatto. Asso 4. Asso 4 non si può vedere. Asso 4. Tu pensa che a cash ogni tanto sto in silenzio perché almeno ascoltiamo quello che dicono al tavolo, che è un tavolo molto chiacchierone questo. A volte non si sente volare una mosca, invece ascoltiamo cosa dicono. Dipende da quanto. Posso rilanciare di meno. In 6 asso X è tanta roba, perciò... Cosa va in asso X? Se è KX non mi capita di giocare, non si copre. Dipende. Cioè, quindi adesso il KX apre su di lui, magari potete pulire il gioco. È proprio 3 di cotta, no? Uno fold. Tre fold. Fold, fold. Ferretti, all in, 8.000 per lui, rimasto veramente corto con K4, vediamo Usai se decide di collare. No,
le ha prese, ma decide di foldare alla fine. De Monti, sasso 5 di quadri, fold. Ferretti danza con 10 e 7 di fiori, le mette e si va allo showdown. Copra te, copra lui. Non vedi niente. Hai fatto benissimo. Ma non gioca per... Sono loro due dietro, lui corto, mi scoccia, chiamalo se pusci. Ecco, tensione, un 7 per Fidanza che lo porta avanti. Sono carine quelle che... Tarna, 4 di quadri. River, 10 di quadri, niente da fare per Ferretti che viene eliminato e rimangono in 5. Terranova, chip leader, 97.000. Arienzo, 59.000. Usai, 48.000. Fidanza, 29.000. E De Montis, 27.000. Anche Gin Tonic, meno male, avevano detto ci vogliono un po' d'acqua prima? Sì, ora non si può più, vero? Che cosa? Gin Tonic. Ah, acqua. Ma Tonic c'è. Ci devono affrontare. Giusto così. Dai, che ci abbiamo 4 buie a testa, su. Anzi, no, 4 buie, M4. 2 e 4. Su 10.000, 10.000 ogni. 2.000 là, 2 e 4. Avanti, anche questo giro abbiamo finito una bella chiacchierata al tavolo. 4 giri. 1.000-3.000 di bui ante 1.000. Ogni giro di bui vanno via 5.000 fish. Non anche senza banalmente, grazie. Se chiedo pure soldi, chi sono? 3 fold. Usai asso 4, cutoff, raise 9.000 per lui, fold di Montis, Fidanza, small blind, fold. Posto 1, raise all in. Posto 1, Arienzo, asso jack, raise all in. E Fidanza butta via almeno, per come ha giocato fino adesso. 59. 60 per il resto, 50 al massimo di due cose. È fuori, infatti. Questo non è 4, te lo posso fare. Questo sì, però. Questo, ah, vabbè. Mi faccio sbagliato, perché intanto c'era lui. Per aprire con l'asso, aspettare che lui ha affondato. Se no, lui viene. I 10 scendono come una favola, hai visto? Non c'è visto, non si vede, ma non è. E abbiamo ancora ascoltato volentieri le chiacchiere al tavolo, no, ma perché con lui ha fatto 9, no? Le risate dei giocatori, veramente a me fa piacere sentire un ambiente così rilassato, proprio la voglia di divertirsi al di là che comunque si stanno giocando dei soldi, stanno giocando un braccialetto, un titolo. Però è molto divertente. Intanto i bui sono aumentati, siamo passati a 2.000-4.000, ante 2.000, Terranova sempre in testa, con De Montis sempre ultimo. Infatti vedete che l'aumento dei bui hanno fatto andare Fidanza e De Montis a 6 BB. 5 fold. La scocciata, 9.000 fold. 6 fold. De Montis fold, Fidanza fold. Ma prendere più telefonini che dopo succede un macello, eh. No, ma mica per qualcosa, che dopo cercare il telefonino, magari quello si è preso il tuo. Qua sei a Rienzo. Sì, no, no, tanto è c'è, tanto a volte può succedere, non è che quando sei portato lì ormai, non è che te lo guarda, però, per sbaglio. Uno, bet, 7.000. 7.000. Flop 9, 2K. Raise 12.000.
bella bella mano a mano, questa potrebbe venire fuori poi con due giocatori veramente alti in fish. Terranova, vedete, raise 14.000 per Terranova, call per Arienzo, turn tra i fiori, all in istantaneo di Arienzo. Adesso il call non è facile per Terranova. Call non facile per Terranova. Fold. Bravo Arienzo, bravo bravo. Si porta a 92.000 e fa scendere Terranova a 79.000. Una mignotta. Sei bu intanto per Fidanza e De Montis. No, non ha scoccato. C'è Cappano. Non c'ho assogato. Ho fatto gol. Ma mo stanno le scartine là, cioè, posso avere una doppia. Sì. A prescindere che penso già con K di essere buono, però a me se non concedo. No, c'è doppia, sì. Due, no? Sì, sì. Fai quattro, come ha detto. No. Ah, è per la calza. De Montis 7-2. Fold per lui. Fidanza 9-2, fold. Arienzo King. Raise 11.000. Dai, vai, 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 vai. Che fortunato. Fortunato. Jack 8. Meglio nascere fortunati che ricchi. Meglio nascere ricchi. No, che cazzo ci fai? Che ti serve? Che ti serve la fortuna? La fortuna ti serve. Sei ricco, sei già a posto. Arienzo 98.000, Terranova 77.000, Usai 35.000, De Montis 25.000, Fidanza 25.000. Non si sta muovendo molto in questo momento. Fidanza De Montis, De Montis, scusate, rimangono ultimi con Sebui. E Arienzo in testa a 98.000, però rispetto a Terranova si è avvicinato un gradino in più verso i 100.000. 100.000 che è lo stesso prize pool fatto nel nostro deep stack. Tanto 10 jack da Fidanza. Arienzo 3 e 3. No, vabbè. Terranova asso 5. Usai K5. Grazie. Call di Arienzo. A folda. La grafica mi aiuta veramente poco. La mano è finita a dispetto di quello che dice la grafica. Arienzo, ecco qua che sfonda il muro ai 100.000 e sale a 106.000. Ce l'abbiamo fatta finalmente andare oltre 100.000 col chip leader. Usai 4-2 bottone all in per lui. Tutti i biscottini accesi. De Montis K2 fold. F-
fidanza, jack 8, fold. Arienzo 106.000, Terranova 75.000, Usai 39.000, fidanza 21.000, De Montis 19.000, 4 bui, zona rossissima per De Montis. Anche fidanza non è messo benissimo. Tanto vediamo se troviamo un po' di notizie per quello che è successo ieri. Pulizia gli occhiali. No, non vedo niente. Mi devo preparare per le vacanze. Voi dove andate qua? No, alliniamo, alliniamo. Ho fatto un paio d'ore, 3 ore. Allora. Come adesso? No, quanto dista da Udine? 60 km. È come la casa mia a Ostia, perché i romani dicono che c'hanno il mare, no? Campione italiano, Moi, Scippa Lomaca. Monic, chip leader dell'E1B del DIP. Terranova intanto 8-10 fold. Usai, Dama 6 da cutoff fold. Ci sono stato al coso. Mia cognata di orgoso. Anche da lì è un po' lontano il mare. però ci sta Calaganone che sì. È stupendo. Io sono nato a Nuovo, stavo lì. E poi il distratto. Io faccio 22 aspetta. Fidanza, all in. Però purtroppo non vediamo le carte. Guarda già. 21.000 per lui. Quante? 22. 22. Ci sta pensando, Sta contando le fish. Vediamo se alla fine si decide a collare. Call! 10 e 6 versus 2-2. Fidanza 10 e 6 a Rienzo 2-2. Subito un 10 faccetta e 10 stasera, ragazzi, sono una cosa tremenda. Turn, dama. E river, asso. Bel double up per questo count aggiornato. Arienzo 85.000, Terranova 75.000, fidanza 44.000, Usai 39.000, De Montis 17.000. Perché ho detto la prima e sono rimasto un attimino che dico non ti posso aiutare, poi è uscito l'altro due dietro. 2.000, 4.000, ante 2.000. Pure migliore del solito asso marcio, perché poi se c'è l'asso marcio ti ha preso l'asso di asso. Poi c'è 44, 150.000 euro. Però non deve spendere tutto. No, ma sto qua tengo di dar nuovo una raffica di tre. C'è 5 bui, guerra di. 5 bui. Guerra di bui. Tu pigliati sempre 10, io mi piglio sempre la coppia. Di due. Di due ci sta con il ma deve stare attento con i 10 stasera perché sono portentosi. UTG, Usai, Dama Jack. Oli! De Montis 7-2 fold, fidanza K4 fold.
ho anticipato di brutto la scelta, però non penso che possa fare diversamente. Fold di Arienzo, arriva nel grande buio. Non cambia niente, sono costretto. Dove bui? La mano va da sola. E fold di terra nuova. Usai, porta a casa la mano, 8.000, sale a 47.000. De Montis sempre ultimo, 17, Arienzo sempre in testa, 83.000, 20 bui per lui. Bui 2000, 4000, ante 2000. Posso pure passare, però se non giochiamo a volte si flip, ma no, anche quando finiamo. Ma poi mi ha fatto, sono 5 bui, 2-2 non possiamo fare niente. Anche se è di meno. Anche se è di meno. Non è che poi non è che ci siamo a giocare la vita, insomma, a un certo punto. Torneo dimostrativo. Vorrei ricordarlo, non è qui così. 5 bui chiacchiami veramente. De Montis, UTG a Sodama. Olin per lui 17.000. Fidanza 4-7 che la cut off. Fold. 1. Fold. Terra nuova da piccolo buio. Fold e Usai mette con asso 9. Parte dietro Usai, però gioca per le picche e per il 9 naturalmente. Se c'era il 10 per Usai era meglio, però è flop. Eccolo qua, appena nominato, se c'era il 10 era meglio, boom 10. 9 out per Usai. Però tanti sono per splittare, niente da fare per lui. De Montis fa double up, sale a 38.000 e Usai scende a 30.000, sono dati il cambio in fondo alla classifica. Cambio dealer. Centrale. Quella non è che sta sempre la stessa bandiera che si è conto. Sì. No, quella. Ah, lavano, sì. Sempre quella, Filava. 2000-4000 ante 2000. Campionato italiano interforze, siamo rimasti in 5. Arienzo comanda, Usai in coda. Fidanza K3. Arienzo 7-2. Usai jack da piccolo buio, rireso l'in e De Montis non può fare altro che foldare. Povero gabbiano, hai perduto la compagna. Anche al tavolo delle ISOP arrivano i trend di TikTok. Lo fa lo stredo all'otto? TikTok.
Arienzo 10-2 fold. Terranova foldato. Terranova. Oh, vai veloce che aumentano i bui, veloce 7-7, sentite, aumentano i bui, veloce che aumentano i bui. Intanto ci pianto uno sbadiglio, sono l'una, sapete che noi andiamo in differita di qualche minuto, mi sembra una ventina di minuti, in questo momento è l'1:04. Vediamo se per caso... Per me aveva già iniziato a mischiare. Continua a strapparmi l'auricolare. Ma però c'è lento. Ma povero. Solo per la gabbia non è per tutta la compagna. Campionati italiani 2022. Campionato Interforze. Final table. Bellissima, non posso manco pushare. No, se facevi gol se facevo win. C'è 10. C'ho 10. Ha capito? Si vuole vendicare. Se ho 2-2 non De Montis 4 bui, Usai 5 bui, Fidanza 7 bui, Terranova 11 bui e Arienzo che è in testa 14 bui. Questo perché i bui sono aumentati 3.000, 6.000, ante 3.000. Fold Usai. Fold De Montis. Fold Fidanza. Call Arienzo. All-in. Andi Terranova con 3-5. E fold Arienzo, più 9.000 per Terranova che sale a 76.000, quasi appaiato ad Arienzo, vedete Arienzo 81.000, Terranova 76.000. Questa volta rispetto ad altre volte non mi sa che non potrò dire il chip leader ha il doppio delle fiche degli altri, perché è molto molto difficile. Vedete, in questo punto il chip leader è 81.000, la somma degli altri sono 140, 160, 170.000 più o meno, quindi è ancora lunga. Fidanza KK. Raise era qualcosa? Ha annunciato il raise. 18.000. Colpo chiuso. Usai De Montis in coda a 4 bui, Arienzo in testa a 13 bui, 78.000 per lui, poi Terranova 73.000. Il 10, dai, ci rompete cazzo. Il 10, non erano il 10. Ma
No, io cambio le carte in tavola. E il 10 però l'ho preso per terra. Il 10. La leggenda del 10 continua a imperversare sul tavolo. Fold terra nova. Fold. All-in di Usai. E De Montis non può tirarsi indietro adesso però, eh. Call, due giocatori nella mano, Usai K8, De Monti Sasso 10, vediamo se ci sarà un double up da parte di Usai o se sarà un out flop 3 K8, Usai prende doppia. 8, full addirittura per lui. Sale a 59.000 e lascia nel baratro più totale De Montis, che non ha neanche un ante. È rimasto con 1.000 dietro. Eccolo qua. Arienzo 78.000, Terranova 70.000, Usai 59.000, Fidanza 52.000 e De Montis ultimo con 1.000, che sono tre volte meno dell'ante. Ma perché metti 6? Per Duante gioca tutto, però per sì. Lui si gioca soltanto un solo. La nota se non ho mai visto, perché uno che rimane con 1.000 io l'avrei buttato in mezzo all'anno. All in De Montis obbligatorio. Arienzo rire. Grazie. Per rubare i 1.000, no? Sì, rubare i 1.000. No, per vedere cosa fa. Magari le scoppia. Però, che non è cambiata niente. Però gioca almeno solo con 2.000. Io devo pensare con 3, ma quasi quasi. Sul 3. C'è il 10 che l'ho accompagnato. Il problema è che è messo. Come? Passo 10. Io ci devo dire là. Flop. Uno è dato in all-in. Metti la mia qualcosa. Ecco, e devo mettere 1.000. Tre giocatori nella mano, eh. Metti 1.000 al centro. Asso 10 sì, contro 10-2. Tecnicamente così va giocato, ma non. Due, eccolo qua. Sette. Vabbè, però sono dettagli questi. E 6. No, anche si deve mandare via da Casparaglie. De Montis da 1.000 sale a 6.000. Sempre a situazione critica, però ancora nel torneo. E a questo punto però ha un grande buio. Cioè, capito? Ha messo 1.000 e ha fatto 6.000. Non so più che inventarmi. Ma folla non è moglie.
Vediamo, sentite che sono rimasti delusi dal fatto che De Montis non sia uscito. Terranova 10-3. Me lo dite pure. De Montis scappa 4. Arienzo asso 6, fidanza 8-4. Vediamo se questa volta riescono a disarcionare De Montis o se rimane in sella per un pot da 18.000. Donna 3-9. Nessuno prende niente. Jack, nessuno prende niente. 4! Pazzesco, De Montis River, prende il 4, si aggiudica il piatto. Pot da 18.000 per lui, aveva meno di un buio. Adesso è a due bui. Lui sì, ha fatto brutto, però c'è ancora lui con due carte. Allora, lui vince solo contro di te, questo. Sì. No, io vengo contro nessuno, perché qua pare che tutte le volte ci rimetto. Vediamo quando va il gioco. Ma quando è così è brutto, era rimasto con 1000, poi c'è 19. Ho capito, c'è un asso, non ho messo niente. Che devo... Sì, l'asso alta vince lui. Usai, vediamo se vediamo le carte. Fold per Usai. De Montis 10-10, assurdo però questo gioco, ragazzi. Guardate cosa sta combinando, cosa sta succedendo. Quanto è? 12? 12. Donna 5 di Arienzo, che fold però. E Terranova donna 4. Io mi sono già alzato. 10-10, oh, 10-10. Vediamo. È emozionante. Il tavolo del cavolo è emozionantissimo. 8, asso, K, niente da fare. Asso. Ma che avevo l'asso in mano. 6 out per Terranova. 5, niente da fare. De Montis raddoppia ancora. E sale a 30.000, veramente, 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 veramente pazzesco quello che sta succedendo. De Montis era rimasto con meno di un buio e nell'arco di 3 mani è risalito a 5 bui. I testimoni, sentite? De Montis 30.000, ultimo 5 bui, fidanza 43.000, 7 bui, Usai 56.000, 9 bui, Terranova 58.000, 9 bui, Arienzo 73.000, 12 bui, nonché chip leader. De Montis, vediamo. Come dovrebbe cavalcare l'onda e fare ancora resti? No, non se la sente. Fold. Nove nove per fidanza. Da cut off. Ha spaventato tutti. Vediamo.
Usai no. Usai no. Metti più. Ci sta pensando e mette all in per Usai, call per Fidanza. Non riesco, riesco a buttare sotto, sono troppi pochi punti. Flop 3, 4, dama, non succede niente, Fidanza avanti. Ecco il 10, non si perde, stasera col 10 non si perde ragazzi, eh. Stasera col 10 non si perde, 10 turn per Usai e Fidanza viene eliminato in quinta posizione e rimangono in 4. In 4 alla caccia del braccialetto nonché del titolo di campione d'Italia Interforze. Stanno 105.000 per Usai adesso, Arienzo 70.000, Terranova 55.000 e De Montis 30.000. Attaccato al torneo quarto De Montis. Vediamo chi sarà la medaglia di legno di questo tavolo finale. C'è una fiscia da 5.000 sotto. Alla seconda colonna. Mm-hmm. Arienzo 6 jack da quadri, fold per lui. Terranova col col per Usai e De Montis check. Bet per Usai. All-in call. Attenzione. In questo momento avanti Terranova, ma Usai ha parecchie carte. Vediamo se questa è una di quelle carte. No. 10 out per Usai, che comunque rimarrebbe dentro, e invece si aggiudica la mano Terranova, che va svetta a 113.000, Usai rimane a 53.000. 18 bui per Terranova, 113.000 per lui, 11 bui per Arienzo, 70.000, 8 bui per Usai, 53.000, 4 bui per De Montis, 24.000, bui 3.000, 6.000, ante 3.000, ma mi sa che ancora per poco, perché mi sa che tra non molto i bui si alzeranno e saranno dolori per i giocatori, perché già così è abbastanza di dura, se appena si alzano ancora i bui. Ero tra più tranquillo. Perdo i tre di fiori, perdo con i fiori e perdo con una carta. I tre, un tre di fiori e c'è comunque i 10 e i fiori, sono sempre 13 carte. Quindi c'hai 4 10. Io non ho visto più carte, appena ho visto l'asso. Terranova 4 e 6. Ho avuto un buio di un'ora forse di carte orribili. Sì, no, non,
Prima sono andato lì con carte impossibili. No, però solamente se apri il fold. Il 4-6 non sono brutte, Terranova. No, scherzo, ma ultimamente degli aneddoti di alcuni circuiti di Milano con gente che con 4 e 6 si sarebbe giocata anche reni e polmoni. De Monti Usais, Jack Jack contro 10 e 6, 24.000 di De Monti, 50.000 di Usai, vediamo se il Jack, però c'è il 10, attenzione se il miracolo del 10 trascina anche Usai. Però ha contro De Montis che è un Highlander, vediamo. 4-4K. Intanto mi sa che sono aumentati i bui. Niente da fare. Niente da fare. De Montis sale a 57.000. Pazzesco, veramente pazzesco quello che è successo con De Montis, eh. Ah no, non sono aumentati, insomma, sono aumentati poi. Ho sentito la musichetta, quindi mi aspetto che venga aggiornata la grafica. Sei arrivato a 48, da 1000. No, lui da 1000 48.000 sei arrivato. Che roba. Mi ha fumato, no? Da 1048.000, questa è la notizia, eh? La notizia è quella, da 1048.000. È un'impresa, veramente. Non ho mai vista una cosa. Ma io in culo. Terranova 113.000, Rienzo 64.000, De Montis 57.000, Usai che con questo colpo è sceso a 26.000, 3.000, 6.000 i bui, anche se ripeto io secondo me sono aumentati perché mi è sembrato di sentire la musichetta che annunciava il cambio dei bui. Sa che c'è una pausa, eh? Eh sì. Andiamo in pausa, ci we'll be right back.
Rienzo, K9 o Lin. E Jack Jack, ah, Usai non ha foldato, ha fatto Lin. Jack Jack contro K9, vediamo, Usai parte dietro in fish se non sbaglio. K9 per Rienzo, Usai parte avanti, non vuole vedere i K, Usai, però c'è un, oh, c'è un jack, attenzione, subito, con un 9, 5, finita, e Usai sale a 60.000 e lascia a Rienzo a 34.000. E adesso è a Rienzo essere nel baratro. I bui ante 4.000. Arienzo 8.5. Uno fold. Fold per lui. Nova fold, Usai call de Montis check. Flo, ecco 10 ragazzi, è incredibile oggi. 10-2 Usai il flop. Incredibile quanto hit nei 10 stasera, ragazzi, è pazzesco. Terranova 105.000, Usai 72.000, De Montis 49.000, Arienzo 34.000. Terranova KK. Raise per lui. Call. Scusate, ho anticipato io la giocata. De Montis call e Arienzo call. Questo lì. Rireso Lin, anticipo le giocate, non capisco proprio niente, vabbè, fa niente, non riesco a entrare nella testa dei giocatori. Arienzo, asso 3, Terranova, KK, vediamo se abbiamo un altro eliminato o se Arienzo fa il double up per salire a 68.000 flop. Ci vuole un asso, ma subito un K, un bel full al flop. Ok. Non male che hanno uscito l'altro cuore, se no. Abbiamo
Il quarto eliminato è Arienzo, rimangono in tre. Abbiamo il podio di questo Final Table Interforze campionato italiano. Terranova Chip Leader 151.000, Usai 68.000, De Montis 41.000. Sono rimasti in tre. Intanto io ho perso gli occhiali. Rimasti in tre. I rumori che sentite sottofondo sono del divano, eh? Divano in pelle nella nostra sala commento. No, non era, pensavo che fosse lui. Usai 6-2 da OTG. Fold. È stato quasi tutta la partita, eh? De Montis, dama 10. Raise. Io vado lì, vado lì. Basta 3, raise lì. E 6, call. All-in di Terranova, call di De Montis. Dama 10 contro 6-6. I 10 imbattibili stasera, quindi non può perdere De Montis. Vediamo. Flop, K7 asso. Aumentano gli out per De Montis, turn 7, 16 out, river 5, niente da fare, De Montis eliminato, rimangono in 2, è zap finale per giocarsi il titolo di campione d'Italia Interforze fra Terranova ed Usai. Con la situazione che vede Terranova in testa a 192.000, Usai secondo a 68.000. Questi sono i primi due del campionato italiano Interforze. Così no? Grande, piccola. Possiamo rimanere in questi posti che dicono loro? Sì. Forse sì, giusto? Ok. Penso che c'è un attivo da parte qua. Io non devo mettere. Un piccolo buio, solo il piccolo buio, due giocatori. Siamo all'atto conclusivo di questo campionato italiano Interforze. Terranova Jack 2. Col di Terranova, Usai, dama 10, check per lui, flop, jack 8 asso, check di Usai. $8.000 di Terranova, fold di Usai. $200.000 contro 60.000, questo è il distacco fra Terranova Chip Leader e Usai secondo nel count. Thank you.
raise di Usai e fold di Terranova. Finalmente mi hanno portato qualcuno per ravvivare questa serata, perché... Ciao, buonasera. Buonasera, mi stavo addormentando. Sì? No, sono tanto stanco io. Allora, com'è andata? Le montagne russe, io una cosa così non l'avevo mai vista, ero rimasto con mille. Infatti, guarda, se ti andrà a risentire il commento, lo sentirai, ho detto, sta succedendo di qualcosa di pazzesco. Perché è rimasto con mille e risalito a 60.000 insieme. Eh sì, alla fine sì. Alla fine sì, e one chip, one chair. L'avevo detto prima, ero arrivato al tavolo finale come ultimo, però anche lì ero quasi morto. Però dai, mi sono divertito. Alla fine morto morto, avrei fatto terzo. Quindi. Infatti, cioè. Infatti è forte questa cosa. L'ultima volta che ero venuto secondo, manca il primo. No, guarda, la cosa che mi è piaciuta tanto, infatti ho detto in fase di commento che già ieri sera quando abbiamo fatto l'Omaca, un altro ragazzo che eravamo qua a commentare, parlavamo del vecchio poker, sai, che ci dicevamo quanto mancava il divertirsi, no? Ci sembra quasi che, sai, alcuni tornei c'è proprio sta cosa al tavolo, cupa, che sembra che ci sia quasi in guerra. E invece io prima sottolineavo come voi eravate molto tranquilli, rilassati, sì, divertiti, sì, avete riso molto. Bisogna divertirsi, bisogna scherzare, bisogna ridere. Assolutamente. Te che sei stato al tavolo parecchio con loro, diciamo tutta la sera di fatto, dei due, chi è il tuo favorito? Lasciando perdere in questo momento lo stack. La verità è che io sono affezionato a Usai perché l'ultima volta ce la siamo giocata in Zap con lui. E è bravo, è veramente bravo, quindi l'altro non lo conosco sinceramente. Terranova. Quindi non ho mai avuto il piacere. Va bene, quindi... Quindi dai, diciamo che anche per una questione territoriale tifo per Usai, anche lui è sardo. Tutti della Sardegna? Sì. Ma sardi e vivete ancora in Sardegna o...? Io sono in Marina e sto alla Maddalena. Ah, e cavolo. Lui lavora qua vicino, credo. Ah, ok. Alla Maddalena, bello. Allora, adesso qua intanto raccontiamo un po' di aneddoti. Allora, io da giovane feci, quando ancora si faceva il militare, e io sono uno degli ultimi che l'ho fatto, no? All'epoca avevo fatto la richiesta, perché ero di terra, avevo fatto la richiesta per andare in Marina. Mi era stata accettata e infatti mi arriva la convocazione per andare alla Spezia a fare il CAR. Io giocavo a pallone all'epoca, avevo 17 anni e ero tutto contento, tipo 15 giorni prima, una domenica vado a giocare, mi rompo, faccio una distorsione dei legamenti pesantissima, mi mettono il tensoplast, no? La settimana dopo dovevo partire per andare alla Spezia. Quindi ho disperato, cosa faccio? Faccio una settimana di tensoplast cercando di farmi passare. Il giorno prima di partire me lo tolgo da solo. Stringo i denti perché io già sapevo, e arrivo alla Spezia con dei dolori lancinanti, entro in caserma cercando e credendo di fare finta di niente, mi danno la mia cosa, mi danno la mia camerata, mi sistemano e tutto. La mattina dopo devo andare a fare le visite e il dottore mi dice: Greco, ma cos'hai? E io: niente. Perché? Fa: ma veramente io da ieri che ti sto vedendo che zoppichi. No, gli ho detto, dottore. No. Mi dice, no, alla fine gli racconto e il mio sogno della Marina è finito là, perché mi ha spiegato che il fatto che io avevo richiesto di andare, dovevo essere fisicamente integro, sì. Quindi il risultato è stato rimandato all'esercito di terra.
mi è rimasto l'immagine di quella mia unica notte in questi bei letti con quella coperta blu con l'ancora sopra, l'ancora, nelle camerate, poi tutto con letti singoli, perché non c'erano i castelli, c'era letto armadietto, una camerata immensa, e la disperazione mia che sono dovuto andare nell'esercito di... No, ma il mio militare è stato veramente strano, perché poi vado a fare il militare di terra e ero a Carrafoligno. A Foligno vengono a fare le selezioni per la squadra di pentatlon militare da Verona. Non ci dicono i risultati, vengo mandato a Porto Gruaro al corpo, fuciliere assaltatore, e dopo 10 giorni il capitano mi convoca e dice: Greco, fatti il cubo che domani mattina parti. E dove vado? Mi fa: vai a Verona perché hai passato le selezioni e devi fare un'altra selezione. Vado a Verona, faccio il periodo più bello penso della mia vita, perché mi allenavo e basta, alza bandiera la mattina in tuta, e poi 8 ore di allenamenti fra corse, piscine, tutto. Riesco a entrare in una scuola di atletica, e sono in una scuola di atletica, una scuola di pallavolo e una scuola di calcio. Dopo 3 mesi, calcoli biliari, congedo illimitato assoluto. Niente, è stato è una cosa che volevo fortemente fare. Nel frattempo che noi abbiamo raccontato queste cose, cosa sta succedendo? Niente, perché siamo rimasti identici a prima. 176.000 per Terranova, 68.000 per Usai. No. 9.000 per Terranova e Fold per Usai. E niente, questa è il mio, la mia storia militare che non è mai decollata, purtroppo. E a Maddalena vicino Cagliari? No. È un'isoletta che sta... c'è l'arcettentrionale, sì. Bellissimo, in Costa Smeralda, pieno di guarda, immagino io che... lavoro lavori in un brutto posto, lavori, sì. sei messo male. Allora, Valeria, la Sardegna l'ho conosciuta tardi, pur essendo uno che viaggia tanto non l'ho mai vista. L'ho conosciuta grazie a un mio amico che giocava nel Cagliari, che mi ha portato lui per la prima volta qualche anno fa in Sardegna, e mi sono innamorato da lì. Poi quel fatto che lui gioca a pallone, sai, quando torna a Cagliari lo riconoscono sempre tutti. Quindi ambiente anche molto una domenica mi sono ritrovato al Poetto a bere una bella eclusa ghiacciata col mare davanti, croccantissimo, così è un'altra vita questa, immagino da dove sei te. Brutto posto, magari d'inverno un pochettino. L'inverno è triste, d'inverno è dura, però l'estate è bellissima. Gommone, birretta, tranquilli, ah, che bello, una meraviglia. Mamma mia, ma che perché l'estate è lunga, però. Sì, adesso già si può andare. Quindi diciamo mare. Che. Va bene, è bella. Ma poi fino a novembre te lo fa il bagno. Appunto. Quindi, oddio, novembre inizia a essere freddina l'acqua. E vabbè, però se fuori fa caldo, magari un'infrescata te la puoi anche dare tranquillamente. Intanto qua Terranova e Usai non spingono. Normalmente io sono super tight e oggi ho fatto una rimonta incredibile. Guarda, mi sembra che ci sia una voglia di vincere questo braccialetto. Vediamo che ci porta a casa. Diciamo che per Usai è difficile, perché la differenza in fish è al momento è notevole. Però mi è sembrato che Terranova sia molto molto chiuso, sì. Quindi Usai, infatti io prima quando ho lanciato pensavo che faltasse sinceramente. Sì. Usai invece me lo sarei aspettato più aggressivo in zappa. Non riesco a vedere se sta... Vediamo se che sta facendo azione. No, non molto. 10-10. Questa sera è 10-10. 10 stasera, ma anche 10 proprio. Fare quel poker che ho dato inizio. Niente, non molla. Mi sembra il Milan con l'Inter domani. Sì, essendo io interista ormai mi attacco a tutto.
mi attacco a tutto, no, vai. Io sono bianco nero. Bianco nero, no, vabbè, ma io guarda, in questo momento proprio non mi interessa degli eventi, mi interessa dei milanisti, a me a cui faccio i complimenti per la vittoria di questo campionato, ho già fatti anche abbondantemente ieri. Continua a farli, no, perché io invece auguro buona fortuna all'Inter domani. No, ma ormai il nostro campionato è finito a Bologna, è finito. Non penso che lo Scansuolo domani possa fare qualcosa, quindi ho già fatto anche tanti complimenti al nostro direttore di sala, che è milanista qua, che domani offrirà da bere per questa vittoria annunciata. State provando tutto. Sto provando, tu credimi, qualsiasi cosa sto provando, chiudi. Le sto provando veramente tutte, le sto provando. Ma tu cosa fai? Ti fermerai ancora o sono venuto proprio per fare questo? No, domani siamo venuti con un amico mio a fare questo torneo. È un piacere perché è divertente partecipare a un torneo così dei campionati italiani, certo. Anche se non è certo il main event, però, però dai, è simpatico, l'organizzazione è sempre gentile, sempre fatta bene, quindi è sempre un piacere, dai, anche l'occasione per staccare un po' dalla Maddalena, vuoi staccare, va bene, non dire così, però dai, perché qua... Mannaggia. No, non c'è quell'incrocio di carte che potrebbe dare la svolta al torneo, da una parte o dall'altra. Però piano piano sta risalendo, sai. Sì, adesso siamo 172.000 contro 88.000, i bui sono altissimi perché 5.000-10.000. I bui non... Purtroppo non c'erano molte chips in gioco, quindi si rischia adesso le zappe è ancora giocabile, ma prima era... Insomma, un po' una lotteria, diciamo. Infatti, però no, ti ripeto, è bello il fatto che vi siete divertiti, io seguo tutti i tavoli che faccio, che commento, cioè a volte veramente si respira un'aria pesantissima al tavolo. Vero, e anche sono magari anche tornei anche di un'importanza differente. Ma sì, lo so, però... Io rimango sempre dell'idea che prima di tutto ci sia, sì, io capisco il soldo e tutto, però se sei viene tolta quella base del divertimento, cioè che rimane, scusa? Vedi, mi sarebbe piaciuto tantissimo fare il dip, perché secondo me... C'è tantissima gente. Quelli sono belli, però devo rientrare al lavoro, però mi sarebbe veramente piaciuto fare il dip. Il dip siamo arrivati, mi sembra, alla soglia dei 500 giocatori e abbiamo superato abbondantemente i 100.000 euro di premi, perché stasera io quando sono sceso, che ancora c'erano parecchi livelli del D1C, il monte premi era già a 115.000 euro, bello. Quindi bello, domani si fanno il D2, quindi c'è anche le super che ha fatto 170 persone se non sbaglio. Sì, stati due giorni belli intensi. Allora, vediamo cosa sta succedendo. Terranova ha pizzicato il 9. Usai un incastro. 5. Check, mi sa. No, check bet, 13.000. Terranova. Di Usai, 13... Raised 30.000 di Terranova. Fold. E siamo tornati come prima, 190.000 Terranova, 70.000 Usai, quindi 19 bui contro 7 bui. I blind 5.000-10.000. Vediamo chi si aggiudica il titolo di campione italiano Interforze. C'è un cambio dealer adesso, a me mi sembra. Sì, il dealer ha appoggiato le cuffiette, quindi c'è un cambio al tavolo. M4 proprio. Mm.
io penso che sia ancora, si possa reggere ancora a questo livello, eh. Poi sì, penso che di fatto sono obbligati a giocarsela, tra virgolette, a carte coperte, perché eh sì, il buio dopo dovrebbe essere 6-12, quindi penso che Terranova 5-7 fold, niente, non rischia niente, blindato. Sì, assolutamente. Lo capisco, perché io pure sono molto chiuso. Sì. No, però sai cos'è? Che secondo me qua lui doveva un attimino sfruttare, cioè vuole essere una critica, per carità, però avrebbe dovuto magari sfruttare un po' di più il fatto di essere così avanti, e magari picchiare un po' di più, sai. Magari anche indurre Usai a qualche errore, invece così lo sta tenendo in gioco. Sta tenendo in gioco, non si sa mai le carte, poi diventano, tu l'hai visto, da mille che avevi, le carte poi ti diventano nemiche dopo. Ecco, Usai ha pushato tutto con 10, il 10. Terranova folderà. Di contro, vedi, Usai, se spingesse anche lui un po' di più, potrebbe veramente rubare un 3-4 giri consecutivi di bui che potrebbero farlo salire. Vedi, anche adesso è stato bravo, con 10-4 ha deciso di... Ma infatti anche l'altra volta era stato più... che faceva più azione. Più azione, ce l'ha lui questa... A me piace molto come gioca Usai, bravo. Dama 5, Terranova. Ha già foldato. Sì. Vedi, è un continuo su e giù. Se qualcuno per me si mette in testa di spingere 3-4 mani, potrebbe dare una svolta decisiva al torneo. E invece sono molto... perché da una parte, cioè, Terranova dice, beh, io sono avanti, chi me lo fa fare? Usai dice, vabbè, non sono morto, sì, posso rientrare. Salgono i bui. Sì, no, secondo me il prossimo step di bui è quello che dà il colpo di grazia al torneo. Asso, dama, vediamo se dall'altra parte c'è qualche incastro. Race 25 di Usai, nessun incastro. Niente, folderà tutto. Però vedi, 100.000 adesso Usai. Piano piano sta risalendo, perché due sono così alti. Fai in fretta, 160 a 100.000. Cioè basta ancora di fatto una mano e sono praticamente pari. Due, diciamo, se gli ruba due bui, alla fine sono 130 e 130. Terranova deve fare attenzione a questo, perché sennò... però adesso infatti si sta mangiando il vantaggio che aveva accumulato e... si limita al call e Usai 5-7 check, vediamo se succede qualcosa di strano a questo flop. Jack 8 asso, nessuno prende niente, però Terranova in bilaterale, c'è un bet fold istantaneo. È successo qualcosa o hanno sbagliato, perché o è stata sbagliata la grafica o era sbagliata prima o sbagliata adesso. Sì, c'è qualcosa che non va. Sì, scriviamo in regia di verificare. All-in fold.
120. Lo so, ho chiesto conferma in regia, perché secondo me ha sbagliato qualcosa. La mano di prima l'aveva vinta Terranova e secondo me gli era andata vinta Usai, e quindi da lì la discrepanza, secondo me, nel count. Terranova, asso jack, vediamo. Call, poi è sempre call Terranova, anche prima un KK ha fatto call. All in di Usai e call di Terranova, vedi? Forse è successo qualcosa. Attenzione! Attenzione, potrebbe esserci la svolta. Flop. 6 subito e 8, doppia coppia per Usai. Turn, jack, aia. River, 10, niente da fare per Terranova. Questa è una bella botta. Se il count è quello ufficiale, è una bella botta. Sto cercando di ascoltare il dealer al tavolo. E beh, adesso si fa in fretta a vedere se è giusto, perché spostano tutte le fiche da una parte. Diamolo per buono, quindi questo vuol dire che Terranova è rimasto con tanto, con tanto poco. Vabbè, magari one chip one chip. Ah, beh, certo. Anche perché ha due bui, in teoria adesso dovrebbe mettere il grande buio. Vedi, c'era qualcosa che non andava. Però, 4 bui invece di 2, però è sempre una situazione. Adesso dico che Usai gli mette la pressione. No. Fold. L'avrebbe giocato tutta la vita. $207.000 per Usai, $53.000 per Terranova, 20 bui contro 5 bui. Vediamo adesso come Usai deciderà di giocarsi questa differenza di stack. Ha ribaltato la situazione Usai, era partito indietro nelle zap e adesso è riuscito a ribaltare la situazione. 9-9 per Terranova, mette dentro i suoi 48.000 e secondo me Usai lo chiama. Non lo chiama. Invece, allora, Terranova è chiuso e Usai sa bene che se manda qualcosa c'ha. Però non è che sei come 5 bui, lo so, però cioè 7-5 anche io probabilmente senza vedere le carte adesso avrei foldato. Purtroppo la verità è che non sono così... No, invece cioè ci mancherebbe. 7-5, io difficilmente riesco a giocarle. No, quello sì, però se lo fatto... rimette in gioco e lo rimette... Non so, però ha fatto 40.000, di fatto sono 4 bui. Però è vero anche che 40.000 andava a 80. Ecco qua, raise. Raise all in. È affoldato, vedi? No, ha collato.
Ok. Spera nei 10. Ma è 10 comanda e 10 stasera. Vediamo. Eccolo qua. È pazzesco, ragazzi. È pazzesco. Tarn 4. E gli ha fatto chiudere anche il colore. River Dama. Niente, il 10 stasera si trascina tutto. È incredibile. Secondo te tra 9 ho giocato sul 10. No? È possibile. Oggi il 10 è fatto. E adesso siamo pari stack. Adesso sì. Adesso siamo pari stack. Di fatto siamo pari stack. 126.000 Terranova, 134.000 Usai. Ma il 10 stasera è una roba devastante. Poi ho detto colore, mica l'ha fatto colore, perché 10 era di quadri, era. Però il 10 stasera è imbattibile. Siamo partiti con quel poker di 10. Chissà chi l'ha fatto. Chissà chi l'ha fatto il poker di 10. Io l'ultima volta che ho fatto un poker di Jack mi sentivo un re, mi sentivo. Ho perso la mano e sono stato eliminato dal torneo. Ma non ho fatto scala reale. Capita. That's poker. Yes. Usai 134.000, Terranova 126.000. K9 da bottone per Terranova. Call per lui. E K3 per Usai. All in, call. Hanno deciso di giocarsela, dai. K3 Usai, K9 Terranova. Flop, dama, asso, jack, c'è odore di split. Tarn, 10. E river, 3. Ma non serve a niente. Terranova, pensa che sfortuna che ha avuto. Aveva preso il 3 che gli faceva vincere il torneo, invece è arrivato al river dopo uno split. Niente da fare, la situazione rimane invariata. 134 per Usai, 126 per Terranova. E comunque le carte sono pazzole. E io ho sempre detto che le carte fanno quello che vogliono. Non c'è proprio speranza. $5.000 decibile bui, Usai K9, all in, come prima, call, per forza, se gioca come prima è call, infatti, ormai. Vedi, ormai, K9, K6, via, vediamo, sti K, K6 per Terranova, K9 per Usai, flop, sì. Il 10 c'è, ma Terranova prende il 6, attenzione, Tarn, dama, river, 3, niente da fare, rimane con 8.000 Usai. Stiamo facendo talmente una montagna russa che mi sta venendo a vomitare anche a me, mi sembra essere proprio sulle montagne. Rimane con 8.000 Usai, neanche un buio. E qualcuno sa cosa vuol dire rimanere senza neanche un buio. Qualcuno sa senza neanche un piccolo buio, neanche l'ante. Neanche cioè, l'ante, non infatti. Niente, cioè. 8.000 per Usai, che adesso penso che le metterà al buio, perché... Certo. E intanto è cambiato anche il livello, basta, il torneo è finito. Non si sa. Per in qualsiasi modo vada questa mano, il torneo è finito. Secondo me non durerà più di una decina di minuti. Al di là di come finirà la prossima mano, anche se Usai dovesse fare due double up di fila, di fatto il torneo è finito. Troppo alti adesso i bui in relazione alle fish in gioco. Quindi godiamoci queste ultime mani di questo campionato italiano interforze. Rimasti in zappa, Terranova e Usai. Terranova 252.000, Usai 8.000, 5.000, 10.000 i bui che sono aumentati, non è aggiornata la grafica. Quindi Usai meno di un BB.
e poco più di un piccolo buio. Vediamo che succede. Oltretutto mi sa che usai anche di grande buio. Dama 4 usai, K6, terra nova di cuori. Flop 3, 6, 9. Turn 10. River 9. Siamo arrivati alla conclusione di questo campionato italiano interforze. Ad aggiudicarselo è Terranova, arrivata nei zap su Usai. Che dire, il tuo favorito ha perso, però bravi a tutte e due, bravi a tutti quelli che hanno partecipato. E adesso andiamo a fare l'intervista al vincitore e le foto di rito. Noi ci vediamo domani, ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte. Thank you.